Professor Viotto, lei si è dedicato allo studio del pensiero manipeniano sin dalla sua tesi di laurea nella metà degli anni 40. Ecco, quali furono i motivi che la portarono a tale scelta? Allora, dovrei dire che furono occasionali. Io allora frequentavo la Federazione Universitaria Cattolici Italiani, il nostro assistente Don Giovanni Barra, di cui è in corso il processo di beatificazione, invitava dei relatori. A un certo punto arriva un salesiano che si chiama Padre Gemellaro, che insegnava sociologia a Rebaudengo, che allora era la facoltà dei salesiani a Torino. Mi fa: vuoi fare una tesi nuova? C'è un autore da valorizzare, Jean Maritain. Mi fornì i libri, ci lavorai su, andai dal mio professore che era Angelo Gambaro, accettò la tesi e fu la prima tesi in Italia, con un grosso guaio, che io non conoscevo l'inglese, non ero informato di quando capitavo in America, quindi nel 1945 io feci una tesi sull'educazione di Maritain, senza sapere che esistesse l'educazione al video. La mia tesi è un po' deduttiva, nasce attraverso le opere precedenti dell'educazione al video, per cui quando ho avuto la tesi con 110 lode di età di stampa, mi proposero di pubblicarla, dovetti fare degli aggiornamenti che feci via via per 5 edizioni attraverso le varianti che Maritain fece, perché lo stesso Maritain riprese l'educazione del biblio nel 59 e poi nel 69 con modifiche notevolissime, per cui purtroppo non c'è ancora l'opera omnia di Maritain con tutte le varianti. Questa è la prima edizione. Questo tema della educazione, professore, al quale lei ha dedicato così tanti anni della sua ricerca, se io le chiedessi quali sono gli elementi distintivi della proposta pedagogica di Jacques Maritain, come potremmo individuarli, che cosa potremmo dire? Secondo me quel che caratterizza la proposta educativa di Maritain è la capacità di correlare il mondo della libertà kantiano col mondo della verità atomista. Non è che Kant venga accettato da Maritain come tale, per carità, ma quel postulato della libertà come fondamento del valore della persona è preso da Maritain in tutta la sua pregnanza educativa, perché l'educazione è coinvolgere, convincere, non è aggregare, non è subordinare, non è proselitismo, è rispetto della persona. Quindi secondo me Maritain ha ancora molto da insegnare nella prospettiva di coniugare i rapporti tra la libertà di coscienza soggettiva, individuale, con tutta la casistica relativa al carattere, alle condizioni sociali dell'educando e la verità che è oggettiva. Per cui il suo pluralismo non è un pluralismo, come dire, relativistico, è un pluralismo metodologico. La verità è una, e bisogna testimoniarla anche di fronte all'educando, non la si deve mai imporre, ma proporre. Questo è il senso fondamentale della prospettiva pedagogica di Maritain. Maritain nel 1943 diceva che l'educazione era al bivio. Oggi c'è un bivio di fronte al quale l'educazione, anche nella prospettiva maritainiana, di fronte al quale ci troviamo, un bivio. C'è un bivio veramente drammatico tra i fondamentalismi e la democrazia, tra la democrazia e la religione. La Pira diceva che un punto di riferimento è la cattedrale, è la moschea, è la sinagoga. Non si possono omogenizzare le fedi, occorre che queste fedi rispettino la democrazia, perché se pretendono di passare nel mondo della politica, vengono ad essere coattive della persona. Quindi occorre trovare una correlazione tra la democrazia e la verità, evitando il fondamentalismo, ma anche il relativismo. Vorrei ora venire, professore, ai suoi lavori più recenti. Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta nell'impresa a intraprendere e a realizzare l'impresa dei due dizionari delle opere di Jacques Raïs à Maritain? Le motivazioni potrebbero essere due. La prima, che molte opere non si trovavano più.
ed era un peccato. Erano uscite dal circolo delle edizioni. La seconda, che Maritain è un pensatore da prendere nell'insieme del suo sistema e occorreva quindi fornire uno strumento propedeutico per cogliere l'unità di un pensiero progressivo che non si contraddice pur sviluppandosi per continui approfondimenti. Quindi era necessaria un'opera che permettesse, tramite la consultazione trasversale, di vedere come il medesimo concetto, la medesima prospettiva filosofica veniva coniugata nei diversi momenti dell'esperienza maritiniana. Cioè voleva quest'opera mettere in relazione il filosofare con la filosofia. Ecco, rispetto ai due dizionari, il volume che oggi è stato presentato, Grandi Amicizie, qual è la peculiarità di questo volume? Oh, Grandi Amicizie è nata per colpa dei miei nipoti che frequentavano il liceo Caeroni di Varese e il prese mi chiede di fare qualcosa. Allora io ogni anno ho preso un argomento, i letterati, i filosofi, i teologi, i politici, alla fine perché non sviluppare questa traccia? E mettendomi al lavoro ho scoperto che la traccia era molto feconda perché Maritain ha un pensiero in dialogo, non pensa isolato nella sua torre d'avorio, pensa sulla strada, pensa nella città e quindi questo libro che rappresenta un po' la politica estera rispetto alla politica interna dei due dizionari mette Maritain a confronto con i suoi amici a tutti i livelli e mi risulta un fatto interessantissimo, rispetto della coscienza ma fermezza nell'affermare la verità. Professore, ci troviamo in una facoltà teologica. Quale consiglio darebbe a uno studente di teologia che si vuole cimentare nello studio, magari con una tesi, nello studio dell'opera e del pensiero di Jacques Maritain? È chiaro che il consiglio che un filosofo può dare è quello di fare filosofia e in questo caso di partire da un piccolo libro di Maritain, il breve trattato sull'essenza dell'esistenza, perché una teologia che sia sganciata dalla filosofia è un poco campata in aria e conseguentemente una buona ontologia può essere una radice che permette alla fede di germinare il terreno buono di imparare il Vangelo. Quindi direi dedicarsi in particolare a riflessioni sull'intelligenza e a il breve trattato sull'essenza dell'esistenza. Sono due porte, una che riguarda il versante della neogeologia, quindi della possibilità dell'intelligenza di raggiungere l'essere, l'altro di constatare che l'essere è l'esistente, perciò nella insondabilità del suo mistero, perché ciascun individuo, concetto filosofico difficile, è sussistente, ma è la sua identità che Dio rispetta, che Dio ama, che Dio conosce più di lui stesso. Perciò quelle due porte potrebbero essere un veicolo d'ingresso. Veniamo ora all'ultima domanda, professore. Il futuro della ricerca su Maritain, quali versanti, secondo lei, attendono ancora di essere aperti? Di scrivere un'opera omnia scientifica. Maritain, per testamento, ha lasciato una norma ai suoi amici. Pubblicate tutto, ma nell'ultima edizione. Ora, questo ha creato una situazione critica, perché nell'ultima edizione Maritain non solo ha fatto aggiornamenti, ha fatto integrazioni, ma ha fatto delle varianti. Per stare al problema dell'educazione, l'educazione del bivio, l'educazione della persona non sono interamente riportate per una filosofia dell'educazione. Quindi occorrerebbe fare un'edizione scientifica. Lo diceva Olivier Lacombe, che è stato il primo presidente dell'Istituto Internazionale Maritain, questa è soltanto l'opera omnia. Poi verrà passare un'opera scientifica che va a cercare questi riferimenti, anche perché, facendo soltanto un esempio, Maritain nel passare dall'articolo al volume faceva delle varianti. Quindi ci sono degli articoli non ripresi nell'opera omnia che recuperati sarebbero quanto mai illuminanti della germinazione della filosofia in Maritain. Grazie professore.